Passiamo alla cultura. Questa mattina presso la biblioteca Bovio di Trani si è tenuta la presentazione del libro La libertà oltre il bosco dei faggi, uno scritto che custodisce il racconto lucido e toccante di un sopravvissuto alla Shoah. Le interviste di Francesco Rossi. Un ricordo, una memoria che non va persa e i fatti che stanno accadendo in questi mesi lo dimostrano. Diciamo che la testimonianza di Franco e l'esperienza di quello che è accaduto nei campi dovrebbe far riflettere quasi tutti. In realtà dimentichiamo troppo in fretta. Noi abbiamo fatto un lavoro sulla sua storia che si chiudeva, cioè si presentava anche con un cartone animato. Questo cartone alla fine si conclude con delle parole che Franco dice, e Franco dice che quello che è accaduto continua ad accadere ancora oggi nelle strade di Milano, in Asia, in Africa, in tanti altri posti. Quindi vuol dire che la guardia non bisogna mai abbassarla perché è sempre dietro l'angolo l'intolleranza, la mancanza di disponibilità verso gli altri, proprio la mancanza di rispetto verso l'altro. Per chi ha vissuto quei giorni tragici, osservare quello che accade oggi, che sensazioni, che emozioni dà? Terribile, perché pensavo che fosse un mondo completamente dimenticato e fuori dalla storia, ma invece siamo di nuovo da capo, in forme diverse, forse in qualche modo anche più cruente in un certo senso, ma veramente inaspettato. Pensavo che col nazismo si fosse chiusa un'epoca, invece adesso se ne è riaperta tragicamente un'altra. Qual è il ricordo più nitido che ha di quei giorni? Ma quando mi hanno chiesto se il giorno della liberazione di Buchiva io avessi gioito in modo particolare, visto che mi ero salvato assieme al papà, ho risposto di no, perché siccome anche la mamma era in Germania in un altro campo, il pensiero alla nostra liberazione è subito corso alla mamma. Quando abbiamo saputo e l'abbiamo rivista poi a Ferrara, ecco, allora quello è stato un momento importante della mia vita, ma la nostra liberazione no, perché non sapevamo nulla della mamma e non sapevamo se ce l'avesse fatta anche lei. In quel momento non sapevamo ancora che in pratica io, il papà e la mamma siamo l'unica famiglia in Europa partiti in tre e tornati in tre. E la testimonianza, le testimonianze di oggi sono un ulteriore tassello per questa biblioteca che continua a vivere e ad essere sempre con attenzione su quel che accade nel mondo circostante. Esatto, questa è un'importante testimonianza che l'amministrazione ha accolto con particolare attenzione. Sempre ogni anno l'amministrazione dedica particolare interesse al giorno della memoria e quest'anno, come non mai, la presenza di Franco Schneid è di grande valore per la nostra città. E volendo lanciare un messaggio ai ragazzi, voglio richiamare le parole che nel 2007 il Presidente della Repubblica rivolse a Franco Schneid: è importante testimoniare e per questo motivo la memoria va tenuta viva. E questo è il messaggio che lancio ai ragazzi e spero che ne facciano tesoro in questa particolare giornata dedicata solo a loro.